Eccoci qui, buongiorno a tutti, sono in compagnia di una collega. Voi sapete che io raramente ospito personaggi del mio mondo, in particolare colleghi avvocati, però con lei dovevo per forza fare un'eccezione perché sono un suo ammiratore, viste le sue battaglie per i diritti umani. L'avrete riconosciuta, la conoscete perché è un personaggio molto noto sui social. Benvenuta a Cati La Torre. Grazie collega, grazie Massimiliano. Sono molto emozionata perché è una delle poche volte che dialogo anche con un collega e sono. Allora è una prima volta per entrambi. Allora cominciamo proprio così, Avvocati, perché questo è il tuo nickname sui social, dove hai uno straordinario successo. Allora io vorrei che ci raccontassi un po' di te per quelli che non ti conoscono. Io ho detto sei una collega avvocata, sei un'attivista dei diritti umani, ti definisci metà sicula, metà americana. Raccontaci un po' la tua storia e soprattutto come hai finito a fare l'avvocato. Dunque, appunto sono un'avvocata e mi definisco avvocata perché anche se, e non mi offendo se qualcuno mi chiama avvocato, ci mancherebbe altro, perché per me è importante che nella professione, nelle professioni, cominciamo a declinare anche al femminile o secondo i nostri generi, diciamo i nostri titoli. Quindi è una questione prettamente, diciamo, linguistica che vuole aprire anche alla possibilità, per esempio, c'è un'interessante ordinanza del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Sardo che ha riconosciuto per la prima volta che le architette possono firmarsi come architetta e questo, diciamo, è interessante. Però per chi per chi spesso dice non è cacofonico, mi dà fastidio, state tranquilli, potete chiamarmi avvocato o avvocata, io lo faccio per ricordare che diciamo la nostra lingua, il maschile non è neutro. A noi Cioè, piace avvocata e ci piace sapere come sei diventata avvocata, com'è nata questa passione. ma io volevo diventare avvocato già quando avevo 9 anni e non so nemmeno perché, perché nella mia famiglia non c'è nessun background di questo tipo, e mia madre è americana, mio padre è siculo, io sono per metà americana, per metà appunto sicula, sono cresciuta in Sicilia, ma a 18 anni con una borsa di studio sono venuta a studiare all'università, l'Alma Mater di Bologna, e ero affascinata da questo mondo delle leggi e della giustizia, ma soprattutto delle ingiustizie. E probabilmente il fatto che io sia cresciuta negli anni 90, negli anni dello stragismo, avevo 12 anni quando Falcone e Borsellino vennero uccisi, ho vissuto proprio la primavera palermitana, ho vissuto la mafia che uccideva le persone. Ricordo che tre genitori di tre miei compagni sono stati uccisi dalla mafia e io proprio a scuola ricordo di aver vissuto questo trauma e quindi forse questo ha influenzato sicuramente il mio background. Ma a 9 anni, quando mia madre mi ha chiesto cosa vuoi fare da grande, io le ho detto l'avvocato e il legislatore. Ecco, il Quindi legislatore per la verità, come leggo sul tuo libro, perché tu sì. volevi cambiare le leggi, poi hai scoperto che forse lo si può fare anche facendo l'avvocata, no? Esatto, cioè io diciamo di primo acchito ho pensato voglio fare il legislatore perché il potere di fare le leggi è il potere di cambiare le vite. Poi ho scoperto che anche attraverso, essendo un operatore del diritto, si poteva cambiare non le leggi, ma l'interpretazione di queste leggi, l'evoluzione nell'interpretazione nelle aule di giustizia. E di fatto, possiamo dirlo, la giurisprudenza fatta dalle corti e anche grazie a noi avvocati ha innovato sul tema dei diritti civili e diritti fondamentali molto più della politica negli ultimi 20 anni. Questa è una cosa che ho molto a cuore perché seppur i diritti per i quali mi batto e quindi quelli dei consumatori sono diritti insomma di consumo e non sempre attinenti alla persona, qualcuno anche attinenti alla persona, ma questa storia che
il ruolo dell'avvocatura può essere persino creativo, è una parola che suona a sinistra rispetto al diritto, ma in realtà è proprio così. Uno dei miei miti d'infanzia è un avvocato americano che ha inaugurato la tutela dei consumatori, sì, facendo delle cause alla General Motors, mi riferisco a Ralph Nader, che ha cambiato la storia del rapporto degli americani con le auto, che negli anni 50 erano un mito di quell'epoca, ma ha cambiato la storia anche scrivendo dei libri, comunicando, e quindi sta a noi avvocati, credo, in qualche modo anche non accettare che le leggi siano così, ma laddove crediamo che possano essere migliori, fare del nostro meglio per modificarle, perché alla fine le leggi sono lo specchio dei tempi e quindi non sono e non devono restare ferme a loro stesse, no? Ma guarda, Massimiliano, ti racconto anche questo episodio. I decreti sicurezza, io non lavoro molto su quell'ambito, però per esempio i decreti sicurezza nella parte che non consentivano a una persona richiedente asilo di avere una residenza, e non avere una residenza in Italia vuol dire non poter accedere a tantissime cose, come per esempio la possibilità di andare da un medico di base, ne ho detta una, ma insomma moltissime cose. Quella parte è stata completamente smontata grazie all'opera di Avvocati di Strada e di alcuni altri colleghi del Foro di Bologna e di Roma, che hanno fatto causa e hanno ottenuto delle sentenze straordinarie, prima a Bologna, a Roma e poi in tutta Italia, di tal che poi la politica si è adeguata e quella parte l'ha cambiata. Quindi è molto interessante, perché noi operatori del diritto, noi avvocati, insieme alle persone che ci affiancano e si fanno corpi di queste battaglie, perché si danno disponibili a essere, ricordiamo, una testa d'ariete, possiamo veramente cambiare molto. È molto bello questo, talvolta incontro dei giovani colleghi che mi dicono: ma la legge dice così, c'è quel regolamento. Per carità, è chiaro che c'è un recinto nel quale noi operatori della giustizia dobbiamo muoverci, ma la sfida è quella di chiedersi se le norme non possano essere migliori, anche perché tu lo citavi, talvolta alcune disfunzioni sono frutto di una sciatteria, di una trascuratezza, altre volte chiaramente di scelte politiche che dobbiamo contestare. Ma cara avvocata, si nasce avvocata o sei diventata avvocata? Ma secondo me avvocati si è, non si diventa. Cioè l'avvocatura è una vocazione, e quindi questo comporta il fatto che purtroppo anche tanti colleghi non incarnano questa, ma ripeto, si può essere degli ottimi avvocati dalle 8 del mattino alle 7 di sera, ma secondo me l'avvocatura è uno spirito che ricerca anche la sua funzione sociale. La funzione sociale dell'avvocatura, secondo me, è quella di rendere accessibile il diritto e i diritti a tutti. Immaginatevi questo, e tu lo fai tra l'altro straordinariamente, perché a me il diritto di essere tutelati come persone che hanno, che non solo come consumatori, ma come persone che si muovono nel mondo del soddisfare delle loro necessità, dei loro bisogni e anche dei loro desideri. Io credo che sia un diritto fondamentale come tanti altri, cioè quindi è una parte del diritto che... Del resto consumo ergo sum, quindi sì, anche consumare fa un po' parte della natura dell'uomo. Non in senso prettamente capitalistico, ma no, certo. Pensate alla parte del diritto dei consumatori che riguarda la tutela del cibo, di cosa mangiamo, di cosa... O la casa. Della farmaceutica, pensiamo alle questioni che riguardano oggi il diritto al vaccino, ad avere tutti un certo tipo di vaccino somministrato in tempo. Quindi non è soltanto un diritto legato al nostro aspetto di consumo, ma è molto più ampio, o alla sicurezza stradale, no? Quindi detto questo, ho dimenticato cosa stavo dicendo, ma va bene, andiamo avanti.
Senti, ma tornando al tuo percorso verso l'avvocatura, ho letto nel tuo libro che sognavi appunto grandi battaglie, però hai cominciato con un percorso molto umile, che magari è anche comune a tanti colleghi. Tutti noi abbiamo cominciato facendo le cose più basiche. Ce la racconti questa tua storia? Com'è cominciata? Ma sì, diciamo che io ero un'attivista già del movimento Identità Trans, che è la più grande associazione trans d'Europa, e quindi ero molto interessata già a 23-24 anni. Quando mi sono laureata a 23 anni ho iniziato subito a fare la pratica e a specializzarmi proprio in diritto dell'identità di genere. Sai quante volte dei colleghi mi scrivono sotto i miei post il diritto antidiscriminatorio, ma che cos'è? Oppure sorridono di fronte al fatto che io dica che mi occupo di diritto antidiscriminatorio. Questo è un vulnus, perché in realtà già a partire dalle università bisognerebbe studiare. Esiste una legislazione di diritto antidiscriminatorio, purtroppo siamo pochi i colleghi specializzati in questo e mi dispiace perché è un campo enorme. Guardate che le discriminazioni sono purtroppo ovunque e alcuni diritti sono legati proprio come quello dell'identità di genere e mi dicono: ma che cos'è questo diritto all'identità di genere? È il diritto di vivere il proprio genere, se diciamo coincide con il proprio sesso biologico di nascita. Vuol dire che siamo persone cisgender, si dice così, quindi nasciamo femmine e ci sentiamo donne, nasciamo maschi e ci sentiamo uomini, ma ci sono delle persone che nascono di un sesso biologico femminile ma si sentono uomini o nascono di un sesso biologico maschile e si sentono donne. In quel caso hanno comunque un diritto a vivere questa identità che loro percepiscono come la loro, la propria. Ce lo dice la Corte Costituzionale nel 1985, non ieri, cioè nell'85, io avevo 5 anni, quindi io ho iniziato a studiare il diritto, si chiamava a quel tempo dell'identità sessuale, adesso si chiama del genere perché il genere è un costrutto più ampio che contiene anche il diritto, la propria identità sessuale. Però quando ho iniziato a studiare questo, io pensavo che insomma volevo fare la mia prima causa di cambiamento del sesso, quindi volevo patrocinare una causa in cui una persona volesse cambiare sesso da uno all'altro dopo aver fatto una transizione di genere, e invece al MIT mi diedero da fare un ricorso per le multe dell'allora presidente Marcella Di Folco, e io feci questo ricorso al giudice di pace e avverso queste multe. Esisteva ancora il cumulo delle sanzioni del codice della strada, che poi è stato abrogato, e quindi insomma vinsi, e da lì mi cominciarono ad affidare delle cause più importanti, o comunque più, diciamo, non importanti, ma più consone a quello che io volevo fare. Ne volevo proprio che ci raccontassi questa storia, perché leggendo il tuo libro, insomma, era stato molto interessante questo percorso partito molto lontano da dove pensavi di cominciare. A proposito di Marcella, ho letto che del tuo rapporto con quel personaggio molto carismatico, mi sembra di capire. Sì, Marcella Di Folco è stata una donna straordinaria. Consiglio a tutti di leggere il libro di Bianca Berlinguer, che proprio racconta la storia di Marcella, che, nato Marcello, ha una vita da attore, tra l'altro, di film di È il principe nella Marcord di Fellini e diciamo i Rossellini, Corbucci, insomma, comunque aveva recitato in una settantina di film. E poi a un certo punto, una mattina, va a Casablanca, si opera, torna Marcella, si trasferisce da Roma a Bologna, lì fonda il MIT, il Movimento Identità Trans, e inizia a lottare per l'approvazione di questa legge sul mutamento di sesso, che in Italia è del 1982, è lì, è una delle proprio delle leggi che insieme al divorzio, l'aborto venne proprio approvata dalla maggioranza della Democrazia Cristiana, ed è Nottetempo, però. sì, nottetempo, la firma del Parlamento di notte, perché comunque faceva un po', diciamo, pruderie fare questo Scalpore.
Però l'approvarono e devo dire che ho dei dubbi che oggi, nel 2021, se non avessimo una legge sul mutamento di sesso, la nostra classe politica e i nostri parlamenti, approverebbero delle riforme di questo tipo. E detto questo, Marcella è stata anche la prima persona transessuale al mondo a ricoprire una carica elettiva. Era A il 19 Bologna. 95 venne eletta consigliera comunale qui a Bologna. Io A sono Bologna. lieta perché le verrà intitolata una strada pubblica qui a Bologna, Marcella Di Folco, attivista e persona transessuale. E leggevo nel tuo libro, poi lo facciamo vedere perché ho anche una curiosità su questa bellissima copertina. Ce l'ho qui, lo sto sfogliando ancora, che tu, senza essere trans, sei stata presidente, ricordo bene, del Vicepresidente. vicepresidente. Ecco, verrebbe da chiedersi come si fa ad essere accolti, però forse la risposta la trovo ancora una volta nel tuo libro dove si parla di immedesimazione. È quella la Sì, chiave? diciamo che io non ho mai, ho sempre pensato che non è, non, per sposare una battaglia e sentirla anche tua, non serve che ti colpisca da vicino in prima persona. Ci sono delle battaglie che ovviamente sentiamo maggiormente nostre perché ci colpiscono in prima persona o qualcuno che amiamo, un nostro parente, un nostro familiare, una persona che ci è vicina, altre che incrociamo e io devo dire che ho incrociato questa battaglia. È vero anche che io racconto di essere stata al MIT perché pensavo di fare una transizione di genere, ma una volta che avevo capito che non volevo diventare un uomo o non era quella la soluzione del mio interrogarmi sulla mia identità di genere. Comunque io sono rimasta lì perché ho capito che le persone transessuali erano veramente dimenticate fra i dimenticati e avevano una quantità di problemi e di veramente di discriminazioni e di violenze, subivano una quantità di violenze, per cui il racconto di tentati suicidi, persone che avevano agito violenze incredibili, era tutto normale e io ero affascinata da questa diciamo da questo mondo in cui l'ingiustizia sembrava quasi una normalità e volevo fare in modo che non sembrasse più una normalità, ma appunto un'ingiustizia. Nel mio piccolo, sono 20 anni che faccio questo, faccio altro, però penso che la questione trans sia diventata molto dibattuta in maniera molto più sana negli ultimi 20 anni, per C'è fortuna. più cultura, anche se non è mai abbastanza, e quello forse è lo sforzo più grande, quello di non sentirsi, insomma, predicare in un deserto di persone che non capiscono neppure il nostro messaggio. Quindi forza, e io per quanto posso ti sono solidale. Senti, dicevamo della copertina di questo libro, è una dea bendata, è la giustizia o è anche, aspetta, la faccio vedere bene. O è anche qualcun altro, perché nel libro racconti la storia di questa tua amica cieca. Sì, dunque, infatti questa copertina è stata scelta proprio avendo a mente la storia di Ada. Ada è stata una nostra, tra l'altro una nostra praticante, una collega giurista, laureata col massimo dei voti a Bologna, poi al King's College un master, un PhD, sempre col massimo dei voti. Il King's College è, diciamo, la migliore scuola di diritto d'Europa. Lei è cieca. E quindi ha fatto la pratica nel nostro studio con le difficoltà, attenzione, di, e questo lo voglio raccontare, di svolgere la pratica in un mondo dove ancora i nostri ordini chiedono di compilare un libretto a mano, cioè questo non poteva nemmeno allegare una relazione al computer e lei chiaramente è assolutamente autosufficiente se utilizza la tecnologia. Se invece qualcuno le deve chiedere, cioè di scrivere qualcosa a mano, ha bisogno di un amanuense. Quindi abbiamo fatto tutto questo lavoro di ricopiare, e anche se poi il Consiglio dell'Ordine di Bologna ha capito che davvero bisogna darsi uno sguardo sulla realtà. E la realtà che non è il futuro, ma è il presente, è anche questo, cioè anche persone che
hanno un disturbo dell'apprendimento, hanno una disabilità visiva, utilizzano gli strumenti della tecnologia. Noi non possiamo pensare ancora di utilizzare i libretti come si faceva 30 anni fa. E così come noi abbiamo iniziato, grazie ad ADA, un processo studio di completa digitalizzazione di tutti i nostri documenti, perché così lei poteva benissimo trasformare questi, diciamo, documenti, poteva leggerli in braille. E dunque lei a un certo punto mi domanda e mi dice: c'è una questione, io mi sono iscritta al concorso per la magistratura, ma mi chiedono l'idoneità psicofisica. Sono certa di avere quella psichica, mi domando se ho quella fisica, visto che io sono cieca. E lì effettivamente è sorto un dubbio, cioè può una persona cieca essere abile al giudizio, visto che noi siamo così legati all'idea che il giudice debba guardare il testimone, le prove? E da lì abbiamo iniziato un lavoro col Ministero di Giustizia, con l'Ufficio di Disabilità del Ministero e anche, devo dire, suffragate dal CSM. Lei ha sostenuto l'esame, la prima persona cieca a sostenere l'esame in magistratura, ha avuto l'amanuensi, la possibilità di utilizzare il computer, però ci siamo accorte che c'era proprio un dibattito in Europa sulla questione dei giudici ciechi: possono o non possono giudicare quelli che non vedono, e il dibattito è polarizzato. C'è chi dice che sono più, addirittura dei giudici più bravi perché appunto non si fanno condizionare dal pregiudizio visivo. C'è chi dice, come in Spagna, che assolutamente non è possibile perché è incompatibile con la funzione. Io credo invece che riportandoci alla nostra idea della giustizia iconograficamente sempre rappresentata come bendata, perché la giustizia non guarda in faccia a nessuno, io credo che invece al di là della possibilità di vedere o meno, quindi dell'abilità o della disabilità visiva, è bene che i giudici non si lasciano mai indirizzare da nessun pregiudizio, quello visivo o un altro. Ma è vero che sei andata in giro per Bologna bendata per dare un segnale? Sì, c'è anche un video Fantastico. su YouTube in cui io prendo queste trambate. Io mi sono bendata, sono andata con due amici ciechi, i quali camminavano così velocemente perché quando, diciamo, vi bendate non vedete nulla, mantenere l'equilibrio è difficilissimo. Ecco perché si usa il bastone, ma anche utilizzare il bastone è difficilissimo per chi non l'ha mai utilizzato, ci vuole un po' di pratica. Quindi io sono tornata a casa con la fronte piena di bernoccoli perché ho sbattuto in ogni portico di Bologna, che è notoriamente piena di portici. È stata un'esperienza molto interessante perché io l'ho fatta quando ero ancora consigliera comunale a Bologna, perché volevo capire quanto fosse accessibile o meno a una persona cieca o ipovedente la nostra città. E mi sono accorta che purtroppo le città sono assolutamente poco accessibili a chiunque non sia completamente normodotato. Vedete, quando parliamo di immedesimazione, ho davanti una persona che si immedesima nel vero senso della parola, a costo di prendere qualche spigolo sulla fronte, ma voleva toccare con mano. Brava, Katie, senti, passiamo a un argomento un po' più leggero. Passiamo ai social media, rapporto controverso spesso con il mondo dell'avvocatura. Solo recentemente all'avvocato è consentito, oltre ad avere un proprio sito, anche stare, sui social per ragioni, diciamo, deontologiche. Però, noi ci siamo conosciuti grazie a questo mezzo tanto vituperato. Io forse non avrei mai sentito di te, avrei letto sui giornali, ma insomma non ti avrei visto e l'empatia che scateni forse non sarebbe stata la stessa. A mia volta, devo dire, ho avuto un discreto successo su TikTok, un social del quale si parla molto anche in questo periodo. Naturalmente non ballo, ma con i miei contenuti educativi. Allora, si può declinare, in questo mondo multimediale, digitale, anche battaglie così importanti come quelle di cui ti occupi tu?
Ma assolutamente sì, così come fai anche tu, ma lo cominciano a fare anche altri colleghi. Io penso che i social, allora intanto io penso che rendere interessante una cosa che notoriamente sembra per addetti ai lavori è già un'impresa, e farlo poi suscitando anche molto interesse è addirittura una duplice impresa. Quindi credo che l'unico problema della presenza degli avvocati sui social sia quella della mentalità stessa di noi avvocati, cioè tale facoltà ci è concessa sostanzialmente da quant'è, meno di 2 anni, insomma, po poco più, insomma, il Consiglio Nazionale Forense sta cominciando a fare i conti col fatto che è sostanzialmente impossibile, lo dice anche l'Europa, è impossibile diciamo, impedire agli avvocati non di farsi pubblicità, ma di misurarsi con gli strumenti nuovi che il mondo digitale ci dà a disposizione. Perché attenzione, questo è anche come voler dire che noi avvocati dobbiamo occuparci solo del mondo offline, Vero. ma la stragrande maggioranza del mondo oggi è online. Online avvengono crimini, vendita di qualsiasi cosa, cioè nel deep web compri gli esseri umani. E gli avvocati, se non sono preparati al fatto che esistono furti di identità digitali, hackeraggi, furti di dati, con i dati si può fare qualsiasi cosa, diffusione non consensuale di immagini intime, non solo revenge porn, ma anche la diffusione può avvenire dell'immagine di una bambina di 14 anni che è semplicemente di mia nipote che si mette in bikini, cioè non so se mi spiego. Noi avvocati non possiamo affrontare questo con gli strumenti di un diritto che non è pensato per quello, e in più non possiamo nemmeno stare fuori da questa partita. Cioè, ce lo impone il nostro dovere prima che la nostra possibilità di ricercare nuovi clienti o di avere una nuova utenza. Mi spiego su questo, io su questo ci credo fortemente. Cioè, l'acquisizione per via forense di prove digitali, l'utilizzo di software, l'automazione di alcune cose che noi compiamo, i contratti online, blockchain, insomma, esistono tantissime cose che non possono lasciarci, dove noi non possiamo stare fuori. E non lo possiamo perché se no non assolveremo la nostra funzione, che è quella di tutelare i diritti, anche quelli che vengono calpestati o devono essere affermati nel mondo online. Convieni con me, Massimiliano? Vedi, quando si parla della presenza dell'avvocato online, si pensa all'uso del digitale come vetrina. In realtà, è l'uso e la conoscenza degli strumenti, di tutela o anche delle devianze del digitale per intercettarla. Insomma, nel mondo dei consumatori, inutile dirti che ogni giorno c'è un nuovo tentativo di frode, di raggiro. Una nuova tecnica, se non conoscessimo queste o le dinamiche dei social media, insomma, come parlare a buon diritto di TikTok o di Clubhouse se non ci sei dentro e non conosci il funzionamento della macchina tecnologica? Quindi direi che fa parte anzi del nostro lavoro e io sostengo che non c'è più confine. Infatti i miei profili sono quasi tutti diventati ibridi, nel senso che accanto alla foto con il mio bambino ci sono poi i consigli di autodifesa, perché alla fine è vita reale anche quella e facciamo il nostro mestiere anche lì, anche perché credo di capire che sei un po' come me, il tuo mestiere non finisce alle 7 di Non sera, finisce sei mai. avvocata H24. Ma Sì, questo è ovviamente. forse la chiave del tuo successo, Cati, perché sei talmente innamorata di quello che fai. Io scherzando dico, facciamo due cose ancora una volta molto diverse, non voglio affiancare quel che faccio io, ma insomma, se al supermercato non fossi attirato
da una nuova etichetta che magari non mi sembra molto trasparente o da uno spot che vedo in televisione e non subissi il simpatico bonario rimprovero di mia moglie che mi dice ma non ti riposi mai, in realtà fa parte di me, quello sono io, e credo che mi abbia sposato anche per questo, quindi insomma non rischio da questo punto di vista di essere subire troppe proteste. Anche per te è così, credo che tu ormai sei talmente dentro il mondo dei diritti di cui ti fai portatrice che non c'è un momento in cui metti la toga, spegni e sei altro. Poi chiaramente ognuno ha i nostri momenti di svago e di relax, però la tua sensibilità è quella, vivi di quello, sei quello, no? Sì, assolutamente sì, non c'è un confine. Questo ha i suoi pro e i suoi contro, chiaramente, perché è chiaro che dismettere la toga quando si esce dallo studio sarebbe anche una cosa sana per l'igiene mentale, però secondo me ci sono degli ambiti, per esempio, diciamo, quello che abbiamo fatto durante il Covid, anche tu hai fatto, diciamo, tanta divulgazione, ma durante il Covid, in cui davvero un sacco di norme venivano emanate, un sacco di regole, norme, e senza, secondo me, una debita e sufficiente diciamo illustrazione da parte di canali ufficiali, e anche qua, laddove c'era, era non sempre di facile comprensione per il cittadino, diciamo, che non ha sempre tutti gli strumenti che possono avere altri. E dunque, se non avessimo fatto tutta questa opera di divulgazione, cioè davvero io penso che abbia un ruolo anche di utilità pubblica quello che facciamo. Io ho passato mesi a illustrare le norme sul Covid, a spiegarle, le zone, cosa si può fare, cosa non si può fare, e devo dire che lì è avvenuto l'exploit. Ma penso pure che questo sia un ritorno benefico per la nostra professione, perché purtroppo l'avvocatura, anche per nostro demerito, cioè demerito della nostra stessa avvocatura, talvolta viene vista come non un complice del cittadino e della persona che agisce un diritto, ma anche lì come un avversario, qualcuno che in parte se ne approfitta. Io penso sempre che non sia così, ovviamente ci sono le storture come in tutte le professioni, quella medica, quella ingegneristica e via discorrendo, però io penso che diciamo gli avvocati fanno la loro parte ed è una parte importante. Non a caso siamo una delle poche, tre sono le, diciamo, i compiti, le professioni, no? La magistratura, quella medica e l'avvocatura, raccontate e citate dalla nostra Costituzione. A proposito di Costituzione, la prossima settimana incontrerò un altro avvocato esperto di odio, di hate speech, altra grande piaga del digitale. E Oreste Pollicino, che come forse sai insegna alla Bocconi diritto costituzionale ed è nell'Agenzia Europea dei Diritti Fondamentali. E, tu, a proposito di starci dentro alle cose, immagino che di odio online ne abbia anche fatto le spese. Come ci si difende? Sì, dunque, noi, devo essere sincera, sì, ne ho fatto le spese, ma abbiamo veramente, io ho le spalle veramente larghe e sono anche abbastanza attrezzata, ma negli ultimi anni ho iniziato come diciamo avvocato a specializzarmi in questo, cioè nei diritti nel mondo digitale, e una parte di questa specializzazione purtroppo, ahimè, riguarda la diffamazione a mezzo web, le minacce, il revenge porn, cioè l'invio di immagini, non so, di organi genitali, il furto di... Quindi l'odio in rete è una grande materia dentro cui stanno tutte queste sottomaterie che hanno bisogno di essere affrontate con degli strumenti altamente digitalizzati. Noi per esempio utilizziamo in studio, acquisiamo tutte le prove con un server in maniera digital forensics, e quindi in maniera certa. E quando andiamo in causa e utilizziamo non lo strumento penalistico ma l'azione civile, quindi un banalissimo 2040, cioè 2040, insomma, facciamo fatto illecito e andiamo in causa
di solito noi chiudiamo anche in mediazione, ma anche quando andiamo in causa abbiamo di fronte spesso delle difese che non sono preparate su questo e che eccepiscono che non è quel profilo di fronte a una prova digital forensics. Quindi la nostra professione si sta davvero molto innovando e io penso che tra 10 anni saremo in un altro mondo. Detto questo, io ho fatto le spese dell'odio in rete, come lo fa chiunque oggi provi a essere attivo sui social dicendo delle cose che a volte sono scomode, cioè come quello, il tema, lo schierarsi a favore dei diritti, insomma, fondamentali e civili. Come ci si difende? Diamo un consiglio di autodifesa, a parte, diciamo, le iniziative giudiziarie. Secondo te qual è l'approccio migliore in queste situazioni? Allora, secondo me, intanto, ognuno di noi contro l'odio in rete deve fare una grande, diciamo, opera di igiene del proprio vocabolario. Prima di tutto, svuotare la rete di odio in rete sarebbe una cosa che un pezzettino per uno possiamo fare. Vi faccio un esempio. Quando io scrivo, rispondo a un commento, ci sono delle situazioni in cui ci alteriamo, una cosa ci sembra ingiusta o ci hanno scritto delle cose che sono assolutamente poco carine, se non diffamatorie. Allora, quando io scrivo qualsiasi cosa, penso sempre, se la dicessero a me, io mi sentirei offesa? Se sì, io diciamo cambio immediatamente, se no, allora vado avanti. Questo è già un buon metro, perché la battaglia contro l'odio in rete non parte da noi solo quando siamo vittime, parte da noi quando siamo anche agenti di questa cosa. Ieri ho scritto un post in cui racconto che Sallusti, che dico è agli antipodi del mio pensiero, cioè non condivido nulla di quello che lui ha detto e dice sul suo giornale, e diciamo ha annunciato di avere il Covid ed è stato surclassato di commenti d'odio, di diciamo auguri di morte, eccetera. Ora, le persone che lo hanno fatto sono le persone che normalmente si lamentano probabilmente di questo odio in rete e sono anche persone che si sentono migliori di una certa parte, però non è possibile. Cioè, se noi pensiamo che la lotta all'odio in rete sia affare di tutti noi, dobbiamo iniziare nel nostro gergo quotidiano sui social a non utilizzare espressioni che, se utilizzate nei nostri confronti, ci offenderebbero e che non diremmo mai nemmeno al bar. Cioè, questi due metri sono molto utili. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è imparare a riconoscere quando è un'ingiuria o una diffamazione. E anche questo è una cosa su cui noi dobbiamo lavorare tantissimo, perché, torno a ripetere, già imparare a riconoscere un'ingiuria, una diffamazione, ci pone nella situazione di cominciare a chiederci poi come posso tutelarmi ora che ho capito che sono stata diffamata, sono stata ingiuriata. E io penso che su queste due cose dobbiamo lavorare molto, e poi sugli strumenti di tutela. Tanta consapevolezza sia in quello che facciamo per evitare di essere noi i primi, diciamo, a odiare l'altro, sia in quello che subiamo per capire quali sono i nostri diritti e quali le nostre tutele. Allora, siamo quasi in conclusione, Katie, anche se io ti continuerei a parlare a lungo perché sei davvero di ispirazione, devo dire. E leggo dal tuo libro: un avvocato si occupa di sfighe, ossia di quelle che ti sembrano sfighe ma in realtà sono atti di ingiustizia e di discriminazione. E ancora una volta qualcuno a me dice: ah, ma che palle con questi consumatori, basta, insomma, alla fine si sapranno difendere da soli, alla fine se c'è la legge, c'è il giudice. Però alla fine quelle persone sento che abbiano bisogno di me e non posso fare a meno di essere al loro fianco. Succede anche a te la stessa cosa, immagino. Beh, certo, chiaramente sì, e soprattutto non è affatto vero che chiunque, cioè che tutti si sanno tutelare, anzi, quello a cui a me piacerebbe arrivare, proprio come avvocato, io penso che i prossimi 10 anni della mia vita li investirò in questo. Quando noi siamo piccoli e ci tagliamo un dito, ci insegnano a metterci un cerotto, si chiama auto.
automedicazione, perché non è che andiamo da un dottore per mettere un cerotto. Nel diritto deve essere la stessa cosa, cioè noi ogni cittadino deve avere quel minimo di bagaglio che permette di mettersi un cerotto. Poi va dal medico, va dall'avvocato quando ovviamente deve mettersi dei punti, quando c'è qualcosa che non può e non deve saper fare da solo, no? Quindi noi avvocati non possiamo essere necessari per scrivere una letterina o anche solo una richiesta di riappropriarsi dei propri dati personali, una portabilità, un accesso agli atti. Dobbiamo intervenire quando il nostro ausilio è come quando non puoi automedicarti, non puoi metterti il cerotto da solo. Quindi nei prossimi anni io personalmente mi voglio dedicare a questo, cioè continuare a far sì che le persone possano avere una piccola cassetta degli attrezzi, che è come quando devi, come dire, piantare un chiodo, cioè appendere un quadro, tecnicamente lo dobbiamo, più o meno lo possiamo fare tutti. Se devo fare un buco col trapano e inserire un Fisher 10, forse non sono capace, mi spiego? Quindi questo credo che sia una cosa fondamentale che non solo io, ma penso tanti di noi possono fare. Come quando tu racconti dell'autodifesa o scrivi dei post sulla cosa fare se, quello è aiutare le persone ad avere la loro piccola cassetta degli attrezzi. Cose che si insegnano forse a consumatori o a cittadini in erba, la scuola potrebbe fare di più e meglio su questo, no? Assolutamente sì, sono d'accordo. È tanto difficile a volte predicare nel deserto perché anche appunto diritti di semplicemente di consumo sono ignorati dalla maggior parte delle persone, ma anche le cose più basiche, come dicevi tu, il metterti il cerotto, insomma, l'idea che un reclamo scritto, anche una semplice mail abbia più peso di un reclamo verbale o che bisogna conservare un documento o forse leggere qualcosa prima di sottoscriverlo quando ci viene sottoposto. Ma insomma, siamo qui anche per chiedere, io dico sempre, non soltanto leggi più efficaci, più rispetto e più responsabilità da parte delle aziende, ma lato mio anche più consapevolezza da parte dei cittadini, un po' bisogna essere più protagonisti di quello che ci accade intorno. Allora, Cati, io spero di ritrovarti presto. Intanto torno a far vedere la copertina perché veramente. Ecco, scusami, ma ci siamo dimenticati il titolo. Nessuna causa è persa. Lasciamoci con questo messaggio per il futuro, Cati La Torre. Cosa vuol dire? È sempre questo, che non esistono cause perse, esistono solo cause che devono ancora essere combattute. Io ci credo fortemente. È chiaro che alcune cause strettamente intese come cause giudiziarie si perdono, altre si vincono, ma in generale non esistono cause perse, è un monito di non rassegnazione. Cioè quando ci dicono fin da piccoli se è una causa persa non ce la farai mai, cioè noi possiamo dimostrare che non esistono destini tracciati, non esistono nemmeno cause perse in partenza. Tentare, tentare, tentare. Se sei più debole hai solo questa strada, io lo dico sempre e bisogna insistere. La perseveranza, tornando a citare Ralph Nader, il padre, diciamo, della tutela dei consumatori al di là dell'oceano, quando ebbi il piacere di incontrarlo a Roma mi disse: "Guarda, la caratteristica che deve avere l'avvocato consumerista è questa, deve essere perseverante, non deve mollare mai. Perché dall'altra parte c'è forse un gigante che ha più soldi, più tempo da investire in questa battaglia e spera che tu demorda. E quando invece noi lasciamo perdere, perdi non solo come singolo, ma perde anche la collettività, nel mio caso il mercato, nel tuo caso la società. Allora, Cati, abbiamo tanto da fare, ma credo che ci piaccia a entrambi molto questo mestiere. Ti ringrazio tantissimo e saluto davvero tutti e dritti e diritti sempre. Io ringrazio te, Cati, e vi do appuntamento alle prossime interviste per parlare di diritti di persone e di consumatori. Alla fine, il modo per cambiare la società è quello di partire dal nostro piccolo quotidiano. Cati, davvero sono stato molto felice di averti con me. A prestissimo. Grazie, un Ciao, abbraccio ciao a tutti. grande. Ciao, ciao. Ciao.